Allora, nonostante l'entusiasmo dettato dalla novità, stiamo calmi. Facciamo finta che non sia successo nulla e lasciateci continuare indisturbati la nostra miniserie che abbiamo iniziato 2 mesi prima, ricordiamolo, che tutto questo marasma esplodesse. La gente in questi giorni e in queste settimane si è fatta prendere dalla schizofrenia di voler parlare giorno e notte delle vicende anche più frivole di MMD. Da fantasma trentennale, MMD è diventato l'uomo più trendy del 2023. In pochi giorni la tossicità dei media ci ha costruito sopra una telenovela. I muri e i muli ne hanno parlato. Sulle prime pagine dei peggiori giornali d'Italia, sulla bocca dei peggiori commentatori da bar d'Italia, persino su quella del gatto di mio cugino che manco sa parlare, eppure ne ha elucubrato discorsi così sentiti che manco farla apposta sembrava conoscerlo come un amico d'infanzia. In un universo parallelo Matteo Messina Denaro avrebbe utilizzato NordVPN, continuando a restare nell'anonimato perenne. Nova Alexio avrebbe continuato a fare in tutta tranquillità la sua miniserie fino al quarto episodio, e invece no. MMD ha voluto staccare la connessione ai server NordVPN per farsi sgamare, e così si guarderà comodamente questa nostra serie direttamente da dietro le sbarre. Ah, Matteo, a sto punto, visto che puoi uscire allo scoperto, dici la tua opinione su questa serie. Lasciaci un commentino qua sotto. In questi giorni ci sono state manifestazioni di sincera soddisfazione, come quella del buon Maniaci, che ha rispettato la sua promessa di tagliarsi il baffo. Me taglio un baffo il giorno in cui Matteo Messina Denaro ci mette le manette, io me lavo un baffo. Ecco, io me taglio il baffo. Mio, ma che io sogno. Ma ci sono state anche tantissime polemiche qualunquiste. E sinceramente a me le polemiche alla talk show all'italiana fanno cascare le palle. Ora facciamo finta che non sia successo nulla e torniamo invece a dove ci siamo lasciati nel secondo episodio, che vi ricordo trovate qui in descrizione. Partiamo dal 1993 ed è qui che MMD inizia la sua latitanza. Ultimo contatto, Forte dei Marmi. E da toscano dico che strano. Le informazioni della vita di Matteo Messina Denaro dopo il 1993 sono pezzetti di un puzzle che è ben lontano dall'essere completo. Derivano da 3 filoni diversi, tutti importanti: i pentiti, i pizzini e le intercettazioni. Non tutti i collaboratori di giustizia hanno portato vantaggi alle indagini. In alcuni casi si è trattato di veri e propri depistaggi, in altri semplicemente di menzogne. Dobbiamo affidarci alle investigazioni che hanno saputo distinguere tra pentiti veri e pentiti falsi. La lista di questi personaggi è molto lunga, ora non la passeremo tutta in rassegna per ovvi motivi di tempo. Il primo che incontriamo è Vincenzo Calcara, il più classico dei falsi pentiti. Nasce a Castelvetrano e racconta sulla mafia e sugli attentati del 92, in particolare quello in Via D'Amelio, un sacco di cose che si riveleranno al di fuori delle sue possibilità di conoscenza. Probabilmente non è neppure un affiliato a Cosa Nostra, dal momento che altri uomini d'onore sostengono di non averlo mai conosciuto come tale. Vincenzo Sinacori, importante pentito, ex boss di Mazzara, racconta: «Ho appreso da Matteo Messina Denaro che Calcara, che lui ben conosceva in quanto era suo vicino di casa, inserito in una famiglia di pessima fama, era stato preparato dagli investigatori». I numerosi processi ai quali Calcara partecipa portano gli inquirenti a definirlo inattendibile. C'è un episodio curioso, raccontato dal pentito Francesco Geraci, quando fa visita al latitante Francesco Messina Denaro. Don Ciccio, stando a Geraci, parlerebbe di Calcara come di una persona indegna, che si è inventata tutto. Non vanno meglio le cose con Giuseppe Tuzzolino, sedicente collaboratore di giustizia. La sua avventura finisce proprio male quando viene arrestato nel 2017, condannato per calunnia ed espulso dal programma di protezione. La sentenza è lapidaria, è un bugiardo patologico. Le sue rivelazioni hanno creato non poco scompiglio tra le varie figure che indagano su Matteo Messina Denaro, come vedremo nel prossimo capitolo. Ma ci sono anche dei pentiti le cui confessioni hanno avuto riscontro e sono servite a capire meglio come stanno le cose all'interno dell'organizzazione. Tra questi c'è il già menzionato Francesco Geraci, gioielliere, amico di Matteo e uomo fidato di Totò Riina, tanto da fornire il proprio caveau per tenere i lingotti d'oro del capo dei capi. Geraci racconta dei primi tempi della latitanza di Matteo, rifugiato al quartiere Brancaccio, coperto dai suoi grandi amici, i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, e racconta, con dovizia di particolari, esattamente come fa Sinacori, della spedizione a Roma nel tentativo di uccidere Falcone, Costanzo e altri personaggi importanti, come già raccontato nel primo episodio. Tra tutti i pentiti che ricordano sprazzi di vita del latitante Matteo, uno merita di essere citato. Lorenzo Cimarosa. Quello che lo distingue dagli altri è il fatto di essere un parente acquisito di Matteo. Ha infatti sposato una cugina del boss di Castelvetrano.
Cimarosa testimonia nel processo del 2016 a carico di Patrizia, la sorella di Matteo, e di Francesco Guttadauro, suo nipote. I due figli di Cimarosa sono sempre rimasti a Castelvetrano, sfidando non soltanto le ire dei mafiosi, ma anche le occhiate di sdegno della gente, che li guarda come si fa con un traditore del proprio protetto. Come compenso per il coraggio mostrato, lo Stato ha pensato bene di confiscare i loro terreni, mentre che nel 2017 Cimarosa morirà di malattia. Secondo gli inquirenti, Cimarosa avrebbe detto tutto ciò che poteva sapere, compresa la sua frase più celebre: a Castelvetrano tutto gira attorno ai Messina Denaro. E fosse solo a Castelvetrano. Molti pentiti, infatti, sia dell'area trapanese che di quella palermitana, hanno raccontato di Tonino Dalì e di come siano stati proprio Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro a decidere di puntare sulla nascita di Forza Italia nel 94 e, successivamente, di sostenere Dalì, candidato al Senato a Trapani. Ma c'è un altro filone della nostra storia che porta informazioni importanti, un filone ricco di episodi, di misteri, quello dei Pizzini. È evidente che le informazioni interne a Cosa Nostra non possono essere veicolate da WhatsApp. Ve lo immaginate un gruppo su Telegram che progetta l'uccisione di Falcone o gli investimenti sulle paleoliche? Il sistema che la mafia utilizza da tempo è quello di piccoli biglietti, arrotolati, chiusi con la cera lacca, consegnati a mano, per l'appunto i Pizzini. Di questi hanno fatto uso tutti i mafiosi. Non è certo una prerogativa di Matteo Messina Denaro. Ci sono episodi curiosi, come quello che avviene alla fine degli anni 90, quando le regole ferree del 41 bis vengono alleggerite e si concede qualche minuto di colloquio senza vetro con i bambini di meno di 10 anni. In una di queste circostanze, un boss mette nelle tasche di uno dei bambini un pizzino. C'è scritto l'ordine di ammazzare qualcuno. Ci sono pizzini che raccontano della caccia alle guardie carcerarie, troppo violente con i detenuti mafiosi o semplicemente troppo fiscali. Il 23 dicembre del 95, ad esempio, viene ucciso l'agente Giuseppe Montalto. La sua colpa? Aver sequestrato un pizzino diretto ai boss Mariano Agate e Giuseppe Graviano. È Matteo Messina Denaro stesso a vantarsi con Brusca dell'omicidio. E poi c'è l'11 aprile 2006. È una data importante, il giorno in cui viene arrestato Bernardo Provenzano. Il blitz è possibile proprio grazie all'intercettazione di pizzini inviati alla famiglia e al resto del clan. Nel covo dove si è rifugiato se ne trovano a non finire, molti dei quali costituiscono la corrispondenza tra il boss corleonese e Matteo Messina Denaro. Da questi si capisce, tra molte altre cose, che il boss di Castelvetrano è in contatto con TTR, sigla utilizzata per indicare Totò Riina, in carcere e sottoposto al 41 bis. Il sistema fino ad allora funzionava alla grande, non c'erano problemi di comunicazione, neppure il carcere duro riusciva a fermarlo. C'è un abisso di cultura tra Matteo e Provenzano ed è per questo che quando scrive si adegua al linguaggio di quest'ultimo. Le lettere trovate nel covo mostrano tutto il rispetto dovuto al vecchio capo, come ad esempio quando si dice «La ringrazio per adoperarsi per l'armonia e la pace per tutti noi. So che lei non ha bisogno di alcuna raccomandazione perché è il nostro maestro, ma è il mio cuore che parla e la prego di stare molto attento. Le voglio tanto bene, con immutata stima e l'affetto di sempre. Suo nipote Alessio». Alessio è lo pseudonimo che Matteo utilizza per spedire i suoi messaggi. Come vedremo, anche chi riceve risponde ai pizzini è il proprio. Così, per esempio, 121 è Filippo Guttadauro, Svetonio è Antonio Vaccarino. La comunicazione con Provenzano serve, oltre a rappresentare la stima e in un certo senso il riconoscimento della sua autorità, a metterlo al corrente delle azioni che vengono intraprese o a chiedere consigli su come portare a termine delle trattative. Questo non significa affatto che Matteo si senta un sottoposto. L'abbiamo visto nella seconda parte, quando istruisce il vecchio capomafia su come gestire la vicenda del centro de Spara a Corleone. Quando però le forze dell'ordine catturano Provenzano e salta fuori che un sacco di pizzini sono ancora presenti nel suo covo, Matteo si secca un poco. Non è quello il modo di gestirli. I pizzini vanno letti, subito distrutti, bruciati. È così che si proteggono le azioni della mafia e soprattutto la sua latitanza. Matteo non nasconde la propria ira quando scrive «A quello hanno trovato delle lettere». In particolare di quelle mie pare ne facesse collezione. Non so perché agito così e non trovo alcuna motivazione a ciò. E qualora motivazione ci fosse,
non sarebbe giustificabile. Perché il rispetto per il vecchio capo va bene, ma la sicurezza viene decisamente prima. E aggiunge: ci sono persone a me vicine e care che sono nei guai e sono imbestialito, troppo addolorato, dispiaciuto. È una cosa assurda, dovuta al menefreghismo di certe persone che non si potevano permettere di comportarsi così. Eh già, le persone care da tutelare, perché nei pizzini non ci sono soltanto cose di mafia, ci sono anche conversazioni normali sulla propria vita, sui legami con parenti e amici, considerazioni che potrebbero far parte di una corrispondenza tra due persone qualsiasi. E ci sono scritti i nomi di quelle persone care, che possono passare un guaio solo per essere state citate da Matteo Messina Denaro. MMD è molto sospettoso, non si fa vedere neanche dai mafiosi, con rare e sicure eccezioni. È diventato bravissimo a subodorare le trame che potrebbero incastrarlo. Utilizza corrieri fidatissimi per portare i pizzini a destinazione. Molti di questi finiscono alla stessa persona, tra le pochissime ad aver avuto, almeno fino al 2013, quando viene arrestata, degli incontri con Matteo. Si tratta di Patrizia Messina Denaro, sorella minore del boss, sposata con quel Vincenzo Panicola che viene applaudito dalla folla quando partecipa sotto scorta ai funerali della madre nella chiesa di Castelvetrano. Entrambi vengono processati e condannati per associazione mafiosa. Patrizia, nel 2016, ha 14 anni. L'ambiente mafioso, per come lo conosciamo, non è certo femminista, eppure Patrizia assume un ruolo fondamentale nella gestione della mafia trapanese dopo che il fratello si è dato alla macchia. È lei che riceve e trasmette tutte le informazioni del boss, è lei che gli riferisce le richieste dei carcerati, è sempre lei che si preoccupa di sapere cosa si deve fare con Giuseppe Grigoli che sta chiacchierando con i magistrati, è lei che mantiene rapporti con il Nord Africa iniziati dal padre Francesco. All'epoca i paesi al di là del Mediterraneo sono infatti terre di approdo per i mafiosi siciliani che utilizzano quei mercati per i loro affari, specialmente il contrabbando, ed è sempre lei che incontra il Matteo latitante. Lo fa a più riprese. Secondo i giudici, almeno due visite, forse quattro, nella primavera del 2013. Patrizia rappresenta insomma in tutto e per tutto la voce di Matteo. È ascoltata, rispettata, temuta. Non è la sola donna che entra nei pizzini di Matteo, ce ne sono altre, perché in quanto a donne lui non si è mai tirato indietro e di compagni e di amanti ne ha avute tantissime. Qualcuna però conta di più. In particolare Franca Alagna, già fidanzata ufficiale di Matteo. Lo segue anche nel primo periodo di latitanza, come alcuni pentiti ricordano. Poi rimane incinta e nel 96 nasce Lorenza. Da quel momento Franca si trasferisce nella casa di Messina Denaro a Castelvetrano e perde qualsiasi autonomia. Una prigionia volontaria. Per quanto ne sappiamo, non c'è mai stato un contatto tra padre e figlia, per la quale, pur portando il cognome della madre, le difficoltà non sono mancate. C'è poi un episodio interessante che accade quando Lorenza frequenta la scuola media. L'insegnante propone un tema, in occasione della festa del papà, il classico «parlate del vostro papà». Non un compito che faccia felice la famiglia Messina Denaro. Così intervengono le sorelle di Matteo e quell'anno, della festa del papà, alle medie di Castelvetrano, non si parlerà proprio in nessuna occasione. Lorenza è citata in alcuni pizzini di Patrizia, in cui racconta a Matteo come sta crescendo. I pizzini dunque raccontano storie di famiglia normale, intendiamoci, non soltanto di famiglie mafiose. Ci sono altre donne importanti nella vita di Matteo. Una di queste è Maria Mesi, detta Mary, di Aspra, sobborgo di Bagheria. Anche qui i pizzini raccontano di una storia d'amore. «Vorrei stare sempre con te». Ho pensato molto al motivo per cui non vuoi che viva con te e credo di averlo finalmente capito. La relazione con Mary sarà uno dei punti chiave del prossimo capitolo, per cui non vogliamo aggiungere altro se non che è stata causa del momento in cui le forze dell'ordine sono state più vicine alla cattura di Matteo. C'è inoltre una donna che ha fatto parlare di sé molto negli ultimi tempi. Si tratta di Angela Porcello, avvocato, che ha confessato il suo ruolo di cassiera del mandamento di Canicattì, in provincia di Agrigento. Arrestata nell'estate del 2021, Porcello racconta ai magistrati molti fatti che già conoscono, ma parla anche di Matteo Messina Denaro. Quello che Angela riferisce è indicativo del fatto che non vi è alcun problema a comunicare con Matteo attraverso i membri della sua famiglia, ma soprattutto del ruolo che il boss di Castelvetrano, pur latitante, gioca ancora all'interno di Cosa Nostra. E poi c'è addirittura chi lo paragonerebbe a Padre Pio. La stata invece, che vuole che glielo dire, chi non la sta, Padre Pio non la faccia da mezzo, fucicio, e chi non la Angela inoltre ricorda un episodio avvenuto nel proprio studio prima del 2004 quando il suo compagno Giancarlo Bugea discute con un mafioso, tale Antonino Chiazza, sulla necessità di deporre il vecchio boss locale. Ma per farlo serve il via libera di Matteo.
A lui, insomma, viene riconosciuto il potere di incidere anche nelle decisioni delle altre province. Le intercettazioni, seppur parziali, sono chiarissime. Dicono: «E quelli di Trapani lo sanno dov'è?» chiede Chiazza. «Minchia», risponde in maniera chiara Buggea. «Non lo sanno?» «Lo sanno!» «Sua madre, non ti ricordi?» si sente Chiazza poi aggiungere. «Noi altri con Matteo glielo dovremmo dire». Ma la vicenda più complessa che riguarda i Pizzini è la corrispondenza tra Matteo e un ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino. È una corrispondenza che salta fuori dalle indagini sui Pizzini trovati nel covo di Bernardo Provenzano. I contenuti sono ricchi di citazioni dotte, di riferimenti a scrittori come Daniel Pennac, a film famosi, a libri. C'è un modo di proporre i temi decisamente più simile ad uno scrittore di romanzi che a un vecchio boss. Durante il processo a Geraci, il pubblico ministero sottolinea come le lettere trovate nel covo di Bernardo Provenzano siano certamente attribuibili a Matteo, anche se alcune parti e addirittura alcuni interi Pizzini sono vergati con una calligrafia differente, non sua. Dunque, se questa interpretazione è corretta, Matteo si serve di qualcuno che scriva per lui. Una delle piste che gli inquirenti hanno seguito in tutti questi anni è stata a lungo quella medica. Era già stato fatto con Provenzano, che a Marsiglia si era fatto operare per un tumore alla prostata. Matteo soffrirebbe di una malattia degenerativa alla cornea, lo racconta il pentito Sinacori. Il boss gli avrebbe rivelato questo suo problema e anche l'intenzione di recarsi a Barcellona per farsi visitare dai medici della clinica Barraquer, una delle migliori strutture specializzate nella cura delle malattie agli occhi. Sembra proprio che qui Matteo abbia subito un intervento chirurgico. Del resto la Spagna aveva dato rifugio durante e subito dopo la seconda guerra di mafia a numerosi mafiosi, fuggiti dalla ferocia dei corleonesi. Ad esempio, i fratelli Simi di Alcamo, legati all'epoca a Tano Badalamenti, avevano costruito proprio in Spagna un impero economico. Non è inverosimile pensare che questi possibili appoggi abbiano indotto Matteo a scegliere la penisola iberica per il suo intervento. Una difficoltà nella vista, magari in alcuni periodi particolari, potrebbe dunque spiegare la calligrafia non sua in alcuni Pizzini. Prima del suo ritrovamento definitivo e della notizia del tumore, con tutti i soldi che possiede, c'è chi diceva che non era da escludere che MMD si fosse sottoposto a interventi di chirurgia estetica per cambiare la connotazione del volto, un pochino come Face Off con John Travolta e Nicolas Cage, non so se avete presente. Chiaramente a posteriori sappiamo che non è proprio andata così. La latitanza è uno strumento di difesa dei boss mafiosi, questo da sempre. Ci sono stati Luciano Liggio, Totò Riina, Bernardo Provenzano e molti altri. Nella storia della nostra terrificante nazione c'è sempre stato un grande ricercato di mafia, quasi come se lo Stato abbia bisogno di un nemico pubblico da ricercare. Per arrestare Provenzano ci sono voluti 43 anni, che sono una vita intera. La differenza rispetto ai vecchi boss è che la sua latitanza avviene in un periodo in cui la tecnologia a disposizione degli inquirenti diventa sempre più sofisticata, più affidabile. È l'era dei GPS invasivi, di minuscole telecamere, di microspie, delle intercettazioni facili, comprese quelle ambientali, molto utilizzate soprattutto nelle carceri, per scoprire cosa si raccontano i mafiosi durante l'ora di aria o nei colloqui con i parenti. È anche qui che molte informazioni sono arrivate nei faldoni delle procure e sui tavoli dei tribunali. È un modo piuttosto costoso di portare avanti le indagini, indubbiamente. Si stima che la sola procura di Palermo spenda circa 10 milioni di euro ogni anno per le intercettazioni. Sono le singole procure a gestire il sistema, ma sono ditte esterne a fornire attrezzatura e assistenza tecnica. Non è difficile immaginare che in questo caso possa nascere un mercato per accedere ai fondi dello Stato e che possa anche capitare qualche inserimento non proprio cristallino nell'affare. I dati raccolti vengono salvati su server e tenuti nell'aula bunker di Palermo. Può succedere, ed è successo, che per uno sbalzo di tensione si cancellino tutti i metadati relativi alle intercettazioni su Matteo Messina Denaro, vale a dire località, ora, interlocutori, annotazioni. Gli investigatori hanno dovuto riascoltare tutto il materiale per catalogarlo nuovamente. Sbalzo di tensione. Andiamo avanti. Come gli investigatori si sono adeguati alla nuova realtà tecnologica, altrettanto hanno fatto i mafiosi negli anni 2000, prendendo molto sul serio il pericolo legato alle intercettazioni. Ci sono registrazioni curiose in cui boss e sottoposti si muovono alla ricerca di microspie nelle auto o nei locali. Questo atteggiamento fa sì che la ricerca della magica frase che incastra Matteo non arrivi mai. È come se ci si fermi sempre in tempo. La riservatezza dei complici e dei sostenitori del boss di Castelvetrano sono un'arma potente per garantirne la latitanza. È facile immaginare di cosa parlino i mafiosi nelle intercettazioni, le azioni da compiere, i soldi da prelevare o da versare, e poi si parla di lui, Iddu, come viene chiamato ad esempio in carcere, perché il suo nome è meglio che non venga pronunciato.
Nelle registrazioni degli incontri tra una Patrizia ancora libera e suo marito Vincenzo già carcerato, il modo di indicare Matteo non ha bisogno di parole. Si alzano gli occhi a guardare in alto, come se ci si riferisse al Padre Eterno. Si usa la gestualità nelle conversazioni perché si sa di essere osservati e filmati. La prudenza non è mai troppa ed è sempre a beneficio del grande assente, Matteo Messina Denaro. Ci sono intercettazioni di affiliati mafiosi che parlano di Iddu come di una persona buona, che fa bene a fare quello che fa, lo ritengono un benefattore del paese, della provincia, e in questo modo entrano nel gruppo di quelli che ne tutelano, ne difendono la latitanza. Nell'epoca dei social, il boss non sfugge nemmeno ai commenti entusiastici su Twitter o su Facebook. Qualcuno vorrebbe una sua statua in chiesa o vederlo anche per pochi minuti. Tutto il bene, infatti, viene fatto da lui. Amen! Non ci sono, tuttavia, soltanto testimonianze di affetto o sudditanza nei confronti di Matteo. Succede per bocca di giornalisti coraggiosi, come Pino Maniaci, di Teleiato, che offre i suoi più sinceri auguri a Matteo. Oggi è una giornata importante. Ieri era la giornata della liberazione. Oggi, purtroppo, non ci siamo ancora liberato, 26 aprile del 62, di 60 anni fa, di un grande pezzo di merda che si chiama Matteo Messina Soldino e che oggi fa il compleanno. Quindi oggi, caro Matteo Messina Soldino, è il tuo compleanno, consegnati pezzo di merda, perché finirai o morto sparato una cocchignone o comunque sempre ospite delle patrie galere. Succede anche agli stessi scagnozzi di MMD, ad esempio quando finiscono in carcere uno dopo l'altro i suoi familiari, il cognato Panicola, la sorella Patrizia, l'altro cognato Filippo Gutta d'Auro, il cugino Matteo Filardo, gli amatissimi nipoti Francesco Gutta d'Auro e Luca Bellomo. Tutti si aspettano che Matteo faccia qualcosa. È nelle regole di Cosa Nostra la tutela della famiglia, l'assistenza a quelli che sono in carcere. Ma non succede niente. E allora anche qualche picciotto comincia a pensarla come Totorrina. Quello si fa gli affari suoi se non pensa alla sua famiglia. E come può pensare ai trapanesi, a tutti noi, all'organizzazione da lui capeggiata? E questa disaffezione può, alla lunga, costargli caro. Nella vicenda Messina Denaro entrano in gioco, dunque, coperture popolari, ma ci sono anche e soprattutto quelle di più alto livello, quelle senza cui la tua sparizione nella società civile non può durare a lungo. A partire da quelle politiche, come abbiamo visto con il senatore Tonino Dalì. Secondo molti analisti e commentatori, anche la massoneria, quella deviata, precisiamo, fa parte della sua copertura. In realtà, anche qui ci sono molte congetture, molte ipotesi, ma poche prove concrete. Però se ne è parlato tanto, e una breve riflessione prima di chiudere possiamo farla. In Sicilia, e in particolare a Trapani, di logge massoniche ce ne sono tante. Nel 2016 la Digos di Trapani segnala l'esistenza di 19 logge in tutta la provincia, con 460 iscritti e una forte concentrazione a Castelvetrano, con assessori, consiglieri, personalità di spicco e personaggi vicini al latitante. Ci sono alcune inchieste, la Artemisia, ad esempio, che indagano sul possibile intreccio tra mafia e logge massoniche deviate. 27 persone vengono arrestate. Si applica la legge Anselmi, che vieta le associazioni segrete. Qualche pentito, massone, ha fatto rivelazioni importanti, tra loro il già citato Tuzzolino e un chirurgo, un certo Marcello Fondacaro, che riferirà dell'appartenenza dello stesso Matteo alla loggia deviata La Sicilia. Su questo tema si sono espressi molti personaggi, molti studiosi che hanno indagato negli anni scorsi sulla latitanza di Usiccu in relazione anche alle logge massoniche. Il procuratore di Trapani, Gabriele Paci, parla di un legame profondo tra Cosa Nostra e settori della massoneria trapanese, aggiungendo che i contatti con questi massoni potrebbe portare a una copertura della sua latitanza. Il magistrato Maria Teresa Principato lo dice più chiaramente. Principato non ha molta fiducia nella cattura di Matteo, e lo possiamo sentire anche qui. Io non ho fiducia che si possa catturare, assolutamente, perché ormai Messina Denaro ha una rete, non solo in Italia, che lo protegge. Lo protegge ed è una rete massonica, sicuramente. Teresa Principato la menzioniamo a fine di questo terzo episodio non a caso, perché lei sarà una delle protagoniste del prossimo capitolo, quando parleremo delle indagini svolte dalle forze dell'ordine, delle difficoltà incontrate e dei motivi per cui spesso queste sono fallite.
Ebbene, quando questa epopea sarà giunta al termine, potrò forse flexare come un vero regista di Hollywood. A proposito però di falle, lo sapete che a subirne una non è stato soltanto il nostro caro MMD. Lo scorso 25 dicembre sono infatti stati esposti più di 95.000 indirizzi email su Twitter, mica noccioline come quelle che mo MMD si mangerà in Abruzzo come premio di consolazione. Io non l'avrei saputo se non mi avesse avvisato NordVPN tramite il Dark Web Monitor. Così ho potuto prontamente cambiare password e proteggerli. Non lo dico a vanvera, NordVPN è il miglior strumento per navigare su internet e impedire che qualche malavitoso entri in possesso delle nostre informazioni personali. E posso garantirvi che NordVPN non raccoglierà alcun dato su un vostro eventuale utilizzo della VPN, grazie alla recente conferma della sua politica no log. Con il suo avanzato sistema di crittografia forse non diventerete dei super latitanti, per quello servono alte connessioni e contatti sopraffini che vi coprano le chiappe, ma almeno sarete in grado di vedere tutta la serie MMD targata Nova Alexio, quando i diritti saranno acquistati da Netflix USA. In descrizione trovate il link per scaricare NordVPN e approfittare di uno sconto a tempo limitato, offerta chiaramente esclusiva targata Nova Alexio. Capito Netflix? 30 giorni di prova, non 30 anni di latitanza, e se dopo non foste soddisfatti, niente fuga. Potete disdire l'abbonamento. Che dire, la prossima volta è anche l'ultima, perché parleremo delle indagini e di quanto è successo anche qualche settimana fa. Sarà l'episodio più importante forse di tutti questi 4 usciti e uscirà tra circa un mese, quindi ci saranno sicuramente nuove cose che verranno aggiunte in questo lungo mese da tutti i media. Noi terremo l'attenzione sempre alta, però voi siateci, perché almeno avrete il quadro completo. Per Aspera, ad Astra.